The Show. Perché Jaser sta verniciando di verde del polistirolo? Ma soprattutto, perché sta lanciando carte verso una mela? Per rispondere a una domanda ben precisa. Si può fare? Essendo tutti a casa, ci siamo chiesti. Si può imparare qualcosa di utile stando a casa? Per capirlo, abbiamo fatto la cosa più ovvia. Eccomi raga. Ciao Jaser. Una domanda al volo. Considerando che non si può uscire, si può imparare qualcosa di utile da casa? Dai, ma davvero? Anche in quarantena? Ma non lo so. Ma poi scusa, cioè cos'è che posso imparare? Ingegnati Jaser. Sono sicuro che ci riuscirei a stupire con qualcosa di utile. Ma non... Vado, non... dai che devo andare. Grande. Devo cantare sul balcone. Ma ciao. Ciao Jaser. Ciao ciao. Sì, ma devo trovare qualcosa da imparare. Vediamo cosa hanno fatto in America. See what's trending at the moment. Huh, car thread. Ho avuto un'idea geniale, so che cosa imparare. Ciao, io sono Jaser e sfrutterò questa quarantena per imparare a lanciare le carte. Ma farò di più, l'obiettivo sarà quello di colpire con la carta un frutto. E in questo video vedremo in quanto tempo imparerò a fare questa cosa, che sembra inutile e un pochettino lo è. Vabbè, intanto impariamola, poi dopo capiamo cosa ci servirà. Comunque sono già forti. Avevo le carte, ma mi mancava il bersaglio. Così ho approfittato della spesa settimanale, dato che il mio frigo era drammaticamente vuoto, per comprare qualche frutto. Dopo una mezz'orata di coda sono entrato e adesso posso farmi la mia spesa in tranquillità. Non so ancora che frutto userò, quindi ne ho presi un po'. Probabilmente mangerò più frutta del solito. Quindi comunque vada, questa sfida mi sta già facendo bene. Allora, ho preso questi tre frutti, una mela, un'arancia, una banana. Dopo approfondite ricerche scientifiche, sono autonomamente giunto alla conclusione che il frutto migliore sarebbe stato la mela. Stuck in a piece of fruit. Una mela come bersaglio. Ok, lo ammetto, mi sono ispirato a Mike Poit. Però per trovare il suo video ho dovuto fare una ricerca. Magari non scientifica, però era comunque una ricerca. Quindi partiamo. 3, 2, 1, via. Go away, fly, pop away, baby. Shazam. Ma quella era bella, la rifaccio. Alcuni lanci li ho fatti bene. Sono partito in quinta, ero lanciatissimo. E il fatto che alcuni tiri mi venissero bene, perlomeno ai miei occhi venivano bene, non faceva altro che gasarmi ancora di più. La verità è che non avevo la minima idea di quello che stavo facendo. Ora ce l'ho. Stavo lanciando carte a caso in giro per casa. Inutile. Questa è la situazione. Non sul piscio. Porca boia. Guarda che travalla, guarda che travalla. Dopo 20 minuti avevo colpito la mela per la prima volta. La prima e unica volta e non le avevo nemmeno fatto un graffio. Non stavo ottenendo risultati. L'unica cosa che avevo capito è che per far volare la carta questo movimento era il migliore e che dovevo tenere al più piatto possibile per evitare che con l'aria iniziasse a sfarfallare. Provo a accorciare un attimo la distanza. Questo perché avevo una teoria e l'unico modo per verificarla era riuscire a colpire la mela. Avevo più o meno capito come lanciare, ma non avevo capito come mirare. Quindi per aumentare le probabilità di colpire la mela e verificare la mia teoria, dovevo per forza avvicinarmi. E una volta colpita... Avevo scoperto che la mia teoria era perfettamente corretta. L'ho appena colpita. Non si è incastrata. Non c'è abbastanza potenza. Guarda. Ma quanto è bello sto beat. Impossibile. Ero bloccato. Se aumentavo la potenza, la carta svolazzava in giro per la stanza colpendo qualsiasi cosa tranne la mela. Se invece controllavo il movimento per lanciarla nel modo corretto, non prendeva abbastanza velocità per farla conficcare nel frutto. Il problema mio adesso non è la difficoltà nel beccarlo, cioè anche quello, ma c'è un problema più grande a monte. Com'è possibile che si infilzi? Sono passati 20 minuti, ma potrebbero passare anche 3, 4, 5, 6 ore e penso che non otterrei nulla. Raccolgo tutto e faccio una ricerca. Mi serviva la teoria. Per quanto possa risultare noiosa, la teoria è fondamentale quando si tratta di imparare qualcosa, in qualsiasi ambito. Sono le fondamenta su cui costruire la casa della conoscenza. Sì, vabbè, forse è un po' esagerato. Alla fine sto solo cercando di ficcare una carta in una mela. È la mela in cui conficcare la carta della conoscenza. Come lanciare le carte con precisione. Questo è l'articolo che fa il caso nostro. Precisione dal polso, potenza dal gomito. Avevo trovato due tecniche. La prima, quella dell'illusionista Howard Thurston, secondo cui la carta va tenuta tra l'indice e il medio. Non lo so. La seconda, di Rick J, dito indice sul lato della carta, pollice sulla sommità. Dall'altro lato, il medio per tenerla ferma. Bella, mi piaceva. Ho capito come funziona. Facciamola. Dopo questi approfonditi studi teorici, era il momento di metterla in pratica.
mi trovo molto più comodo con il lancio così. Quando faccio così, con l'indice do uno scatto che la fa roteare. Io noto dei miglioramenti, però devo cambiare qualcosa. I movimenti erano corretti, la potenza la davo col gomito, la precisione col polso. A questo punto l'errore poteva essere solo uno: il bersaglio. La mela era troppo piccola per allenarsi. Sarebbe come guidare una Ferrari Formula 1 al primo giorno di scuola guida. Chi ha parlato? Sono J-Ax. No, scherzo, sono la mela, guarda, sono qui. Ok, forse mi sono allenato troppo, o forse è solo la quarantena. Credevi fossi solo nella tua testa, invece no, sono qui, sono io che parlo. Va bene, ho capito, tu parli, ok, però cosa vuoi da me? Sono qui per dirti che non devi arrenderti, cerca un bersaglio più grande. D'accordo, ci proverò. No, fare o non fare, non c'è provare. Avevo trovato il mio mentore. Bersaglio. Arrivo. Ah, ok. Grazie mille. Buon lavoro. Ora, avevo tutto il necessario. O forse no. Avevo lasciato la scatola in casa e la mia ragazza l'ha buttata convinta che fosse roba da buttare. Ma spero che ci sia ancora. In effetti è leggero, quindi potrebbe sembrare da buttare, però. Recuperato. Ecco arrivato il nostro bersaglio. Ah, va che belle delle lastre di polistirolo. Così dovrebbe essere abbastanza grande per riuscire a colpirlo e allenarmi come si deve. Ah, quello là è il mio bersaglio. Ah, l'ho colpito fortissimo. Questo è un colpo di super precisione. Ce l'ho fatta! Guarda qua, collasso di fiori. Fra poco collasso anch'io. Wow! Ancora nella bustina. Sono forte, vero? Il potere del montaggio. Quelli erano gli unici 3 tiri buoni su più di 100 tiri fallimentari. Così non sta funzionando. Che c'è? Abbiamo bisogno di lui. Vado a chiamarlo. Yes, baby. Come on, dude. Look at me. The first not count. Nonostante l'intervento del me esperto, si capisce che era esperto dall'asciugamano in testa, il tempo scorreva velocemente e non stavo ottenendo grandi risultati. Ho guardato altri tutorial e in realtà la tecnica migliore per colpire un bersaglio non è quella che uso io così, ma è quella di mettere la carta tra le due dita. Parti e poi giri il polso. Bello questo! Però non si incastrano. Quello è come se avessi vinto, Comunque stavo avendo degli effettivi miglioramenti, ma mi mancava una cosa fondamentale: la motivazione. Per fortuna ho avuto un'idea geniale. Ok, così posso scegliermi il bersaglio perfetto. No, no, perfetti. Ora sì che sono motivato a colpire. Ho davvero delle idee geniali. A bit more ambitious. Vabbè, comunque anche avere l'intelligenza di ispirarsi a qualcuno che ci è già riuscito è un'idea geniale. E questa idea è stata mia. Copia Mike Boyd, copia Mike Boyd, copia Mike Boyd, copia Mike Boyd. Sono passate quasi 2 ore, adesso ho capito la tecnica corretta. Il fatto che non sia fermo è quello che non le fa incastrare, perché quando arrivano, pam, questo va all'indietro, ammortizza il colpo e rimbalza. È vero, non ero riuscito a conficcare quasi nessuna carta, ma io sentivo di essere migliorato. Il mix di teoria e allenamenti aveva dato i suoi frutti. Anche perché, se avete notato, l'ho colpito quasi sempre. La mira e la tecnica sono buoni. Era giunto il momento di tornare al nostro di frutto, la mela. Me lo sento che entro 30 minuti massimo una carta infilzerà questa mela. Oh! L'ho toccata! Ma non è infilzata! Ah, che male al braccio che c'ho. Il fatto che abbia lanciato quasi tutte le carte qua dietro, esattamente dietro alla mela, mi fa intuire che sono sulla strada giusta. Sto più o meno mirando sempre nella stessa zona. La schivo per un pelo. Ci siamo. Facile. Facile. Ce l'ho fatta. Vai Leti, vieni. Non credo proprio. Guarda. No, Leti. No, ti giuro. Come hai fatto? Lanciandola. Non l'ho
credevo possibile. Nuova skill presa. Obiettivo raggiunto. Mi fa un po' male qua e qui il polso. Però vabbè, alla fine me la sentivo che ce l'avrei fatta. Quando davo quella giusta spinta dicevo è questione di atti. Però c'è stato un momento nella parte centrale in cui ero convintissimo che sarebbe stato impossibile, che avrei fallito. Superato quel momento, ho riacquistato fiducia. Sono gasato. Cioè il momento in cui impari qualcosa di nuovo ti fa sentire orgoglioso. Non è una skills così tanto utile, però sicuramente mi ha fatto stare bene. E non è questo forse già una cosa molto utile? Quindi lo è stata. Qual modo migliore di festeggiare un successo se non con una bella merenda a base di mela? Buon appetito! Non si stacca più. Un saluto a tutti dalla mela. Ragazzi, come avrete capito, questo non era un si può fare come tutti gli altri. È l'episodio che darà vita a una nuova serie, uno spin-off. Si può imparare. Abbiamo infatti pensato che un limite, quello di dover restare a casa, possa diventare un'occasione, quella di imparare qualcosa di nuovo. Per questo, se volete un altro episodio e volete vedere ancora Jaser alle prese con delle robe incredibili, lasciate un like, perché a 100.000 like torna Si può imparare. Scriveteci ragazzi nei commenti cosa volete che Jaser impari nella prossima puntata. Noi siamo disposti a obbligarlo a fare di tutto, ma vogliamo cose assurde, tipo che ne so, rompere i bicchieri cantando, un video che ogni tanto si vede online, oppure imparare a fare un backflip, o imparare una lingua straniera in meno di una settimana. Insomma, cose impossibili, cose divertenti, noi lo obbligheremo a fare tutto. Non dimenticatevi di seguirci anche su Instagram, appaiono qui i nostri tag, quello di Jace, rimanete sempre aggiornati sulla nostra incredibile vita a casa e sulle nostre produzioni. Iscrivetevi al nostro canale ragazzi cliccando qui in alto qui, e niente ragazzi, se avete visto il video fino a questo punto, commentate con Mela Parlante.